innesco, una bombetta fatta di pellet al pesce, un innesco piccolo di pato perché in questo periodo dell'anno fa molto freddo, le carpe sono molto apatiche e conviene usare inneschi piccoli che riescono ad aspirare con molta facilità. Allora, eccoci qua, abbiamo appena finito di calare le canne e oggi è il 31 di dicembre, l'ultimo giorno dell'anno. Proviamo su un piccolo canale dove l'acqua è un po' più bassa, magari essendo freddo qualcosa si riesce a catturare lo stesso. E niente, sto usando due canne a 10 piedi perché le ho calate proprio qui davanti, e una ho dovuto fare un piccolo lancio, quindi ho usato una a 12 piedi. Il sacchettino in PVA, come avete visto prima, una bella bombetta, l'innesco piccolo, essendo inverno lo aspirano molto più facilmente, anche bilanciato, quindi una dumbbell bilanciata che viene aspirata molto più facilmente in questo periodo dell'anno, e niente, di pato in modo da entrare in pesca più velocemente, visto che comunque è una sessione in un periodo dell'anno freddo, è una sessione veloce perché comunque starò qui 6 ore, 7 ore fino a questa sera che non viene buio. Adesso aspettiamo, facciamo colazione, un tè caldo e aspettiamo, vediamo se questa strategia di scegliere questo tratto di canale stretto con l'acqua bassa funziona. L'unico modo per salvarsi un po' dal freddo è mangiare un minestrone caldo che ti scalda l'interno del corpo, altrimenti puoi mettere tutte felpe, maglie, termiche, tutto quello che vuoi, ma niente scalda meglio di un minestrone. Eccoci qua, allora la sessione è quasi giunta al termine, il sole sta calando, restano gli ultimi attimi di luce per poter mettere via tutta l'attrezzatura. Purtroppo non abbiamo visto pesci, non siamo riusciti a catturare nessun pesce, forse perché il periodo è un po' freddo, siamo a 31 dicembre, ci sono 5 gradi più o meno. E forse il periodo freddo, forse la scelta sbagliata dello spot di pesca è che purtroppo
essendo in zona rossa, il mio comune non aveva altro da offrirmi se non qua o un tratto di questo stesso canale un po' più a valle, però più largo. Ho deciso io di venire qua su questo tratto dove il canale è più stretto, dove è anche meno profondo. È andata così e sicuramente tornerò, questo è sicuro, magari più avanti che sarà più caldo, con l'arrivo delle piogge magari si alzerà anche un po' il livello del fiume, adesso è molto basso e sicuramente la prossima volta andrà meglio. Eccoci qua, proprio quando stavamo mettendo via le canne, sull'ultima è partito questo splendido esemplare. Non è tanto grande, ma per il periodo che fa molto freddo direi che è più che soddisfacente. Bellissima regina di canale. Splendida. Adesso procediamo con il rilascio e dopo mettiamo via anche l'ultima canna che era rimasta in acqua e andiamo a casa.